Ora dobbiamo calcolare il valore massimo della FEM indotta. Ricordiamo che la FEM indotta, in questo esperimento particolare, vale meno BLV. X punto è la velocità con cui si muove la barretta, velocità istantanea, perché è la derivata prima della posizione rispetto al tempo. Questa formula l'avevamo già dimostrata nei video precedenti. La possiamo comunque ricavare di nuovo per la legge dei Faraday, Neumann e Lenz. La forza elettromotrice è meno la rapidità di variazione, cioè la derivata prima del flusso magnetico. Calcoliamo quindi il flusso magnetico, che in questo caso semplice è dato dal prodotto del campo B per l'area S del circuito. L'area è data dal prodotto del lato L per quest'altro lato, che è D più X, dove D è la posizione di equilibrio della molla, quindi D è questo tratto più X, che è questo spostamento della barretta rispetto alla posizione di equilibrio. Ora che abbiamo calcolato il flusso magnetico, facciamo la derivata. BL sono costanti, l'unica cosa variabile è la X, cioè questo tratto qui. La sua derivata X punto è la velocità istantanea della barretta. Quindi la FEM è meno BL X punto. Tra l'altro questa formula e il segno meno è intuitivo, perché se la barretta si sposta a destra la sua velocità è positiva, se si sposta a sinistra come in questa figura la velocità è negativa e in tal caso il campo elettromotore va verso l'alto, quindi il potenziale è più alto in D e più basso in C e la FEM calcolata tra questi due punti è positiva perché questa differenza di potenziale diminuisce andando verso l'alto. Dunque, con una velocità negativa, x punto negativa, grazie a questo segno meno, viene una FEM positiva come deve essere. Comunque, al di là di questo approfondimento, a noi serve calcolare la massima FEM generata e sapendo che la FEM indotta dipende dalla velocità della barretta, allora il valore massimo di questa FEM è quando è massima la velocità della barretta. Questo è anche logico. Perché quando la barretta si muove nel modo più veloce possibile, cioè in pratica quando passa per il centro, per la posizione O, allora fa variare il flusso magnetico più in fretta possibile, scatenando la massima forza elettromotrice indotta come reazione del circuito. Dunque la massima FEM si ottiene al passaggio della barretta per il centro quando la velocità della barretta è massima e vale la massima FEM meno BL Vmax. Vmax in modulo, come anche la FEM, perché quando la barretta scorre verso sinistra oppure verso destra, cambiano i segni sia della FEM che della velocità massima. Comunque a noi interessa soltanto il modulo della massima FEM e per calcolarlo abbiamo bisogno di calcolare la massima velocità. La possiamo calcolare dalla conservazione dell'energia meccanica della barretta. Infatti, quando la barretta parte dalla posizione estrema A, parte da ferma, quindi tutta la sua energia meccanica è nella forma potenziale, un mezzo K per l'allungamento della molla al quadrato, A alla seconda. Questa sarebbe l'energia potenziale elastica della molla quando parte la barretta. E si trasforma questa energia tutta quanta in energia cinetica nel momento in cui la barretta passa per il centro. Un mezzo m velocità massima al quadrato, confrontando queste due, uguagliando queste due espressioni, che sarebbe appunto la conservazione dell'energia meccanica, cioè il trasferimento dell'energia potenziale elastica in energia cinetica, si ottiene la velocità massima. Inoltre, ricordiamo che omega, cioè la radice di K su m, è omega. Lo possiamo ricavare da qua. E quindi moltiplicando A, che è un centimetro l'ampiezza del moto armonico oscillante, per omega, che era 100 pi greco radianti al secondo, viene la massima velocità di praticamente 3,14 metri al secondo. Finalmente andiamo a sostituire questa velocità massima nella formula della FEM e troviamo il valore massimo di questa differenza di potenziale che si ottiene tra i poli A e B senza la resistenza in mezzo ancora. E questa differenza di potenziale massima tra A e B è di 94 millivolt.